Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Oggi la Chiesa celebra una memoria liturgica molto bella del santo nome di Gesù. La liturgia che intende appunto farci riflettere sulla potenza che ha il nome di Gesù in se stesso. Sapete che esistono due messe nella liturgia cattolica: una sul santo nome di Gesù, che si celebra oggi il 3 di gennaio, e un'altra sul santo nome di Maria, che ricorre il 12 settembre. Questi due nomi sono santi in se stessi, nel senso che basta pronunciarli con amore, soltanto a dirlo il nome di Gesù e Maria, e se scappa via tutto quanto l'inferno. Voi pensate che la Chiesa crede che se un moribondo, soltanto mentalmente, invoca il nome di Gesù, lo pensa, lo chiama, un criminale, questo basta per non essere dannato. Perché abbiamo sentito la prima lettura: nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e sottoterra. E ricorderete durante la novena di Natale, spero che abbiate gradito il pensiero, abbiamo cantato quel bellissimo canto di San Bernardo, che tra l'altro hanno anche eseguito nel giorno del concerto, che è Jesu Lucis Memoria. Ecco, quella la traduzione italiana proprio sembra fatta apposta per questa festa, no? Voi capite che chiamare qualcuno per nome, capite, io a volte, se mi perdonate, insomma, sono un po' birbantello, diciamo così. Sai cosa significa se tu ami veramente il Signore? Se lo chiami per nome, cioè se uno dice, ah, io amo Cristo, o io amo il Signore, per carità, sono corretti, perché Gesù è il Cristo, è il Signore. Ma se uno dice, io amo Gesù, provate a farci attenzione. Aiamo la Madonna, la Vergine Maria, la Vergine Santa, tutte le altre titoli belli. Ma io amo Maria, chiamandola per nome, è un'altra cosa, perché ti viene spontaneo di chiamare per nome colui con cui tu c'hai un rapporto intimo, personale, profondo. E Gesù e Maria vogliono che noi abbiamo un rapporto di questo genere con loro, che non scenda chiaramente in una, come dire, familiarità negativa, d'accordo, che ci faccia perdere anche la percezione della loro bellezza e della loro grandezza, però che si moduli sulle frequenze appunto dell'amicizia, dell'amicizia profonda, dell'amicizia che diventa amore, amore forte, amore intenso. San Bernardo è chiamato Dottor Mellifus, per questo, oltre che Dottor Mellifus significa dottore della dolcezza. E voi capite, dovete pensare che una volta San Bernardo era devotissimo della Madonna, ricevette beato lui delle grazie straordinarie da parte della Madonna. Ma una volta si narra che la Madonna parla a San Bernardo e disse: San Bernardo, io ti voglio tanto bene, tu sei il mio figlio prediletto, però mi devi fare una cortesia. Tu devi diventare più dolce, devi diventare più buono, perché tu sei troppo severo, tu sei troppo. E i miei figli, io non sono così. Quindi se tu stai con me, non puoi essere così. Devi cercare di guidarmi un pochino di più, devi diventare un pochino più dolce come sono io. Ma appunto poi San Bernardo, capito, se la Madonna dice così, finito il discorso, da oggi in poi è diventato una Giolette, è passata la storia come lo conosciamo. Allora, quel bellissimo inno diceva così: Gesù ricordo di dolcezza, lucis memoria, dolce per la memoria, dans vera mortis gaudia, che dai le vere gioie del cuore, se super melle domina, io sto lucis presenza. Ma addirittura tu sei superiore al miele e a tutte le altre cose, è superiore alla tua dolce presenza, no? Ius lucis presenza. Nil canitus suavius, nil lauditum iubundius, nil cogitatum dulcius, ci fermiamo qui perché poi ho paura che mi pensi qualcosa durante l'omelia, qua in chiesa dei filius. Nil canitus suavius, nulla si può cantare di più soave, nil lauditum iubundius, nulla si può ascoltare di più giocondo. Nil cogitatur dulcius, nulla si può pensare di più dolce quam Iesus Dei Filius. Vedete come ricorre sempre, in ogni strofa c'è Iesus, Iesus. La prima strofa c'è Iesus lucis memoria, la seconda con Iesus Dei Filius, la terza Iesus per spenitentium, la quarta con Iesus per dirigere e la quinta si Iesus nostro grado. In ogni strofa c'è il nome di Gesù, sempre con il nome. Non c'è Cristo, non c'è il Signore, non c'è niente, no? Sempre Gesù. Ecco, allora, ricordiamo sempre questo qui, ecco, perché credo che una delle motivazioni, per esempio, per cui la preghiera del Rosario è così potente, perché
perché se voi ci fate attenzione nell'Ave Maria, noi ripetiamo due volte il nome di Maria, diciamo Ave Maria e Santa Maria, ma il culmine del rosario è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, proprio il centro. Quindi capite, comincia con Maria, al centro Gesù e finisce con Maria. Quindi quando si dice il rosario, i diavoli la danno a gambe, perché i diavoli non possono sentire questi nomi. Voi sapete che raccontano gli esorcisti che quando scacciano i diavoli non li chiamano dispregiativamente Gesù e Maria, dicono quello, dicono quella, oppure dicono il padrone, oppure dicono l'alta dama, ma per nome non ci chiamano mai. Capite? Perché loro non sono amici di Gesù e di Maria. Chiamarli per nome significa acquisire una familiarità con loro. Quindi anche chi ancora non si sente familiare con Gesù e Maria, comincia a chiamarli per nome. Voi ricordate, non so se vi ricordate, io mi ricordo alle scuole elementari, volevo tagliare molto totalmente questa. Mi ricordo, scuole elementari, Maria elementari, ti chiamo lì per cognome. Fino alla quinta elementare, maestro Leonardo, il compagno Leonardo, alle scuole elementari, Pompei. Ma che brutto, ma che sta roba? E i compagni di scuola, Pompei, è brutto proprio, no? Cioè, capite? Perché il nome appunto indica vicinanza e il cognome indica distanza. Quindi un buon modo per diventare sempre più intimi di Gesù e di Maria è imparare a chiamarli per nome, non solo quando siamo costretti, perché se dice la Maria chiama per noi per forza, ma anche quando ci rivolgiamo a loro con la preghiera libera del nostro cuore. Quindi avere questa grande familiarità da cui esce grande pace, grande dolcezza, grande gioia del cuore, perché sono nomi che solo pronunciano. Sapete che San Francesco, quando pronuncia il nome di Gesù, non lo fate questo qui, se no lo prendono per matti, però se lo faceva, si passava la lingua sulla bocca, perché diceva che solo pronunciare il nome di Gesù gli lasciava una tale dolcezza che si passava la lingua sulla bocca. L'ha scritto sulle volte di Francescano. Non lo fate, ecco, quindi è veramente tanto bello ed è veramente tanta roba, quindi vi invito ad essere molto devoti dei nomi di Gesù e di Maria, perché il loro ricordo e la loro presenza nella nostra vita dà davvero tanta pace, tanta gioia e soprattutto tanta santità. Siamo lodati Gesù e Maria.